siamo ancora qui all'NGV. Paolo Montone è la persona che può spiegarci, la dottoressa Paolo Montone è la persona che può spiegarci questa cosa strana, gelatinosa, che tanto sta spaventando la gente. La gente normalmente, non, gli italiani non sono abituati a questa melma che esce fuori. Dunque, in realtà questo fenomeno, il termine corretto è liquefazione, e si tratta di un fenomeno che si osserva durante terremoti e quando ci sono delle condizioni geologiche e litologiche particolari, quindi in presenza soprattutto di sabbia e di argilla. Quello che è successo è che ad una certa profondità le onde sismiche hanno provocato una sovrappressione e la sabbia ha trovato una via di fuga attraverso queste fratture ed è risalita in superficie. E praticamente passando da uno stato solido, quando era sepolta, ad uno stato pressoché fluido o di liquido pesante, viene anche definito. E quindi poi attraverso le fratture viene rivoltata, viene messa sopra in superficie e si espande. Sì, sì. Si espande quindi in superficie anche su vaste aree attraverso queste piccole strutture che si chiamano vulcanetti di fango, il loro termine geologico è questo, e questi vulcanetti di fango hanno delle dimensioni ridotte dell'ordine delle decine di centimetri, da pochi centimetri a decine di centimetri, ma si possono estendere allineati lungo delle fratture anche per centinaia di metri. Ma il fenomeno ha anche delle caratteristiche di forte temperatura? No, la temperatura non è un elemento che fa parte di questo fenomeno. Quindi la gente non deve spaventarsi, come se fosse, hanno paura della lava vulcanica, no, hanno paura. No, assolutamente no, la temperatura non rientra assolutamente, e comunque la sabbia risale da poche profondità, da piccole profondità, non è molto profonda, anche da un paio di metri di profondità, solo che non riesce più a essere trattenuta al di sotto della copertura e quindi risale in superficie, e questo però provoca uno svuotamento, diciamo tra virgolette, della parte più profonda, che e quindi poi implode. E quindi poi le abitazioni costruite sopra purtroppo cadono e cedono le fondamenta. Perfetto, grazie molto.